La storia della liturgia romana dà testimonianza di una lunga e complessa evoluzione della struttura del tempo quaresimale. Da una quaresima di sole 3 settimane, mantenuta fino al IV secolo, si è passati gradualmente, in particolare attraverso i papati di Leone Magno, siamo nel V secolo, e Gregorio Magno, fine VI, inizio VII secolo, a una quaresima molto più ampia, come abbiamo visto nella lezione precedente, all'interno della quale furono messi in atto svariati spostamenti nel repertorio dei canti. In questo elaborato percorso c'è un punto fermo nell'ordinamento consegnatoci dalle fonti manoscritte liturgico-musicali, comparse, come sappiamo, a partire dal X secolo. La seconda domenica di Quaresima, secondo lo schema che parte dagli antichi libri liturgici fino ad arrivare al Concilio Vaticano II, era assimilabile alla quarta domenica di Avvento, nel senso che entrambe le festività concludevano una settimana speciale, appartenente al ciclo liturgico delle cosiddette quattro tempora. Ce ne siamo occupati nel primo corso, come si ricorderà, quando abbiamo affrontato appunto i brani della messa della quarta domenica di Avvento. Ricordiamo solo che la ricchezza liturgico-musicale di questi quattro momenti dell'anno che corrispondevano all'inizio delle stagioni era simbolo della ricchezza dei doni della terra. La prima settimana di Quaresima era appunto associata al ringraziamento per l'approssimarsi della primavera, che la liturgia delle quattro tempora celebrava con particolare solennità. Il mercoledì, come sappiamo, feria quarta, il venerdì, feria sesta e soprattutto la sera del sabato con una veglia che si concludeva all'alba con la messa che sostituiva l'ufficio liturgico domenicale. Ne conseguiva, come in avvento, una sorta di vuoto liturgico per la domenica che chiudeva la settimana, detta appunto domenica vacat, cioè mancante. I più antichi codici gregoriani testimoniano comunque che ben prima del X secolo questa lacuna era già stata colmata, come abbiamo visto per il tempo di Avvento, e ciascuna domenica conclusiva delle quattro tempora era dotata di una propria messa. Ciò che importa rilevare però è che i canti previsti dalle antiche fonti di questa messa domenicale non erano affatto propri, nel senso che erano in gran parte ripresi dalla feria quarta, cioè mercoledì della ricca settimana precedente. In sostanza, il proprio della seconda domenica di Quaresima coincideva con il proprio del mercoledì della prima settimana, con la sola eccezione del tractus. E questo è ciò che ugualmente testimoniano i libri liturgici fino all'ultima riforma. Ma il Graduale Romanum del 1974, quindi anche il nostro Graduale Triplex al quale facciamo riferimento, che sono frutto appunto della riforma post-conciliare, ha operato un significativo cambio di rotta, sul quale è opportuno fermare un attimo la nostra attenzione. Bastano gli esempi del primo e dell'ultimo brano di questo Proprium Misse della seconda domenica di Quaresima, l'introito Tibi Dixit, Cor Meum, e il comunio visionem quam vidistis. Questi sono i due brani, introito e comunio della seconda domenica di Quaresima, per avere un quadro sufficientemente chiaro di che cosa è accaduto. Il cambio di rotta è appunto ravvisabile dal confronto fra le edizioni del graduale stampate prima e dopo il concilio. I due brani propri del mercoledì delle tempora di primavera, cantati per vari secoli anche nella successiva domenica, come abbiamo detto, erano l'introito Reminiscere e il comunio Intellege Clamorem Meum. Introito Reminiscere e comunio Intellege Clamorem Meum. L'incipit dell'introito, Reminiscere, recita: Reminiscere, miserationum tuarum, Domine, ricordati delle tue compassioni, Signore. Un testo tolto dal Salmo 24, prosecuzione dei primi versetti utilizzati per i brani, come si ricorderà, della prima domenica di Avvento, che ricompaiono qui nel versetto solistico in coda all'antifona,
Mentre il communio intellege clamorem meum, prende il testo dal Salmo 5. Intellege clamorem meum, intendi, ascolta il mio grido e la voce della mia preghiera. Nel graduale del 1974 è stata conservata solo la loro collocazione feriale originale, mentre nella domenica, pur lasciando la possibilità di utilizzare il precedente introito, reminiscere, ci sono appunto al loro posto l'introito tibi dixit e il communio visionem, come abbiamo detto. Ma come si spiega questa nuova scelta? E da dove provengono questi due canti mai associati in precedenza alla liturgia di questa seconda domenica di Quaresima? Ecco, per rispondere a entrambe le domande va considerato il titolo, diciamo così, della seconda domenica di Quaresima, detta della Trasfigurazione del Signore. Anche se la festa liturgica della Trasfigurazione del Signore cade, come sappiamo, il 6 agosto, il relativo racconto evangelico è proclamato nel rito romano di questa domenica, seconda domenica di Quaresima, e è stato mantenuto lì anche dopo la Riforma in tutti i 3 anni del ciclo liturgico, A, B, C, diversamente da ciò che accade, ad esempio, per le successive domeniche di Quaresima, come vedremo. Il racconto della Trasfigurazione, in particolare quello di Matteo, dà una speciale evidenza al volto di Cristo, che brillò come il sole, così si dice. Tema assai presente nella tradizione dell'antico canto liturgico. Nell'introito tibi dixit, assegnato negli antichi codici al martedì, alla feria terza della seconda settimana di Quaresima, il tema del volto diviene assolutamente centrale ed è strettamente associato al querere Deum, al cercare Dio. Principio essenziale nella riflessione della Chiesa. Tibi dixit cor meum, quaesivi vultum tuum, domine requiram, ne avertas faciem tuam a me. A te ha detto il mio cuore, ho cercato il tuo volto, Signore, cercherò non distogliere da me la tua faccia. Sono due versetti che la salmodia semiornata poi del solista completa con il primo versetto dello stesso salmo, Dominus illuminatio mea et salus mea, quem timebo, il Signore è mia luce e mia salvezza, chi temerò? Con la collocazione di questo introito nella domenica della Trasfigurazione risponde così a una sorta di principio di pertinenza, così lo possiamo chiamare, secondo il quale i testi cantati dovrebbero richiamare, per quanto possibile, il tema centrale della stessa celebrazione. L'anonimo compositore gregoriano infatti individua con chiarezza il punto saliente del fraseggio nell'inciso conclusivo della prima frase. Quaesivi vultum tuum, ho cercato il tuo volto. Valori musicali allargati e abbondanza di note realizzano proprio questa intenzione, a sua volta preparata con sapiente indugio sonoro costruito grazie al prolungato riverbero del do acuto sulla sillaba finale di dixit. L'insistenza modale diviene insistenza testuale con la ripetizione e la nuova decisa sottolineatura del medesimo concetto. Vultum tuum domine requiram, il tuo volto, Signore, cercherò. Prima che la composta supplica finale, ne avertas faciem tuam a me, non nascondermi il tuo volto, realizzi la cadenza conclusiva, che è resa efficacemente da una melodia che piega verso le zone più gravi. Ecco, solo un'ultima osservazione prima dell'ascolto di questo introito tibi dixit della seconda domenica di Quaresima. Come per alcuni brani fin qui ascoltati, si è resa anche in questo caso necessaria qualche correzione della melodia riportata dalla notazione quadrata, dalla notazione vaticana. Mi riferisco in particolare all'incipit di questo introito, non solo evidentemente, ma in particolare all'incipit, dove il neuma di due note,
tecnicamente, come abbiamo già visto, un pes a valori larghi sulla prima sillaba, l'accento di tibi, raggiunge con la seconda nota la corda acuta di si. La testimonianza delle migliori fonti antiche su Rigo, pensiamo ad esempio alla tradizione beneventana, sono molto chiare in proposito. Raggiunge il si e non il do, come invece vorrebbe la notazione quadrata, come vediamo sul graduale triplex. Questa corda di si è mantenuta per le prime tre sillabe e dà luogo pertanto alla recitazione sulla corda strutturale di quel modo, prima della salita a do, ripercosso per ben sette volte, come abbiamo detto, sulla sillaba finale di xit. Il si sulle prime tre sillabe, infatti, dà testimonianza della vera modalità di questo brano, della modalità originale, cioè del deuterus autentico, cioè del terzo modo, che prevede appunto nella sua struttura antica, originale, il rapporto melodico di quinta tra la nota finale dell'antifona, cioè il mi, e la dominante del modo stesso, la corda strutturale. Il do della Vaticana, tuttavia, non è da intendersi come errore, ma come risultato di una scelta melodica diversa fondata sulla versione di fonti diastematiche che testimoniano il noto fenomeno del cosiddetto scivolamento semitonale, ossia del passaggio dall'originale grado semitonale alla corda forte superiore, secondo un procedimento che potremmo definire per attrazione, e che ha coinvolto in modo massiccio nel corso dei secoli diverse scuole di notazione, in particolare quelle di area germanica, alle quali si è ispirata poi la versione della Vaticana che troviamo nei nostri libri liturgici. Ascoltiamo l'introito Tibi Dixit. Anche per il communio, come si è detto, la scelta operata dal graduale del 1974 si distacca dalla precedente tradizione. Al communio intellege clamorem meum,
nuovamente restituito alla Feria IV, come abbiamo visto, cioè alla sua collocazione originale, è stata preferita la breve antifona sillabica Visionem quam vidistis. Il principio di pertinenza in questo caso è ancora più evidente che nell'introito. Il testo di questa antifona è preso infatti direttamente dalla conclusione del racconto evangelico di Matteo. Visionem quam vidistis, nemini dixeritis, donec mortuis resurgat filios hominis. Non raccontate a nessuno la visione che avete avuto finché il figlio dell'uomo non risorga dai morti. Va detto però che la scelta suggerita dalla pertinenza testuale in questo caso è stata realizzata a spese di un altro principio che potremmo definire di coerenza. Ancor più importante del principio di pertinenza se rapportato al progetto gregoriano visto nel suo complesso. Il difetto di coerenza sta nella dissociazione tra forma e contesto liturgico, che la scelta di questa antifona finisce per provocare. Vediamo di spiegare meglio questo concetto perché è molto importante. Non può sfuggire il fatto, tutt'altro che secondario, che l'antifona Visionem non appartiene al grande repertorio della messa, ma al repertorio, chiamiamolo parallelo, ma ben distinto dell'ufficio divino. La trascrizione della notazione sangallese sul graduale triplex per questa antifona, come viene indicato esplicitamente a fianco della stessa antifona, è dal codice Hartker 390-391, il più importante antifonario, non graduale, antifonario in scrittura sangallese dell'undicesimo secolo. Antifonale dunque, abbiamo detto, e non graduale, come Einsiedeln 121, dal quale, come sappiamo, vengono trascritti sul graduale triplex di norma i communio, gli introiti, gli offertori, come ormai sappiamo bene. Ovviamente non compare la notazione di Lohn, essendo questo codice, cioè come Einsiedeln 121, un graduale, ed essendo l'unica fonte metense trascritta sul graduale triplex. Dunque la mancanza di antifone proprie per la comunione che fanno diretto riferimento al racconto della trasfigurazione ha indirizzato i compilatori del graduale del 1974 verso l'utilizzo di un brano preso a prestito da un altro repertorio gregoriano che, seppur autentico evidentemente, è stato pensato con caratteristiche stilistiche differenti. Perché è intimamente associato a un contesto liturgico differente, alla liturgia delle ore. L'estrema sillabicità di questa antifona, come possiamo vedere, ne offre una conferma esplicita e, sia detto per inciso, riproduce il criterio, in realtà discutibile, che ha ispirato nel 1967 la compilazione del graduale simplex. Il communio visionem non è che un'antifona sillabica dell'ufficio divino, prestata, ripeto, al repertorio della messa. La sua destinazione originaria, come abbiamo detto più volte, ne chiarisce a priori la natura sillabica. Lo stile si mantiene semplice e sorretto da un impianto modale, essenziale e facilmente classificabile in primo modo, cioè finale dell'antifona re e corda di recita, corda strutturale alla quinta, la. La proclamazione musicale del testo è limitata alla pura materialità di una corretta pronuncia, da realizzarsi senza particolari sottolineature o slanci espressivi, ma con la naturalezza richiesta da un andamento ordinario e da un ritmo verbale assicurato dal rispetto del valore sillabico. Ascoltiamo ora l'antifona Visionem quam vidistis, qui promossa, come abbiamo detto, a communio della seconda domenica di Quaresima. Oh.
concludiamo questa lezione con un breve cenno al graduale, il brano ornato in forma responsoriale dopo la prima lettura, previsto dall'edizione del graduale triplex per la seconda domenica di Quaresima. Anche in questo caso va segnalato uno spostamento rispetto alla sua collocazione originale. Si tratta, nella fattispecie, del graduale di primo modo Sciant Gentes, originariamente destinato alla domenica in sessagesima, due settimane prima della Quaresima. Oggi soppressa, come sappiamo, e il testo è tolto dal Salmo 82 e il versetto del solista in particolare recita così: Deus meus pone illos ut rotam et sicut stipulam ante faciem venti. Dio mio, rendili come ruota, sottinteso i tuoi nemici, come paglia in faccia al vento. La nuova collocazione di questo graduale non sembra casuale per tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Almeno come suggestione possiamo forse cogliere il riferimento e la contrapposizione nella domenica della trasfigurazione, ricordiamolo bene, tra il volto evocato nell'introito, vultum tuum domine requiram, ho cercato il tuo volto, ne avertas faciem tuam a me, non distogliere da me la tua faccia, e la riproposizione dello stesso termine faciem nel graduale, ma con significato evidentemente del tutto diverso. Per finire dunque ascoltiamo il virtuosistico graduale Sciant Gentes, oggi collocato alla seconda domenica di Quaresima.